la pagina della cultura nel bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. Dopo ben 45 anni torna a Genova l'Otello e tutto questo avviene al Teatro Verdi di Sestri Ponente. Sentiamo. Otello contro la violenza sulle donne. Otello, che oggi sarebbe uno stalker, torna più che mai sulla scena grazie alla volontà degli organizzatori di dare sostegno alla campagna del governo contro il femminicidio. Ed è dedicata all'artista milanese Pippa Bacca, stuprata e strangolata in Turchia nel 2008 e recentemente ripresa nell'immagine della cantante Malika Ayane. Lei amava molto l'opera e quindi è un piacere per noi dedicarle questa opera anche in memoria di tutte le violenze contro le donne. Un cast esclusivo, il regista Alberto Paloscia. Stiamo lavorando in un clima bellissimo, con un cast straordinario che farebbe invidia a teatri molto importanti. Penultima opera di Giuseppe Verdi nel libretto imprescindibile di Arrigo Boito torna sul palcoscenico genovese al Teatro Verdi dopo 45 anni di assenza. Eppure proprio a Genova che il musicista italiano più famoso nel mondo e di cui quest'anno ricorre il bicentenario scrisse l'opera che debuttò alla Scala nel 1887, a Genova dove visse 30 anni in parte al Palazzo del Principe. L'opera è completamente finanziata da privati e dalla volontarietà degli artisti. Due aziende legate al porto, al mare, proprio come era legato Otello in questo caso, ma soprattutto Verdi, perché amava molto Genova, il porto.